Basket, ginnastica, ma anche tennis, golf, rugby e molto altro ancora. Il campus di UbiBanca di via Calamandrei ad Arezzo è tornato infatti ad aprire le sue porte alle mini olimpiadi che si sono unite all'altra ormai consueta apertura, quella di bimbi in ufficio. Vogliamo mutuare quello che ha fatto Banca Etruria, l'ha iniziato nel 2006, questa festa della famiglia, ce la siamo presa a cuore, ma perché rientra anche nel nostro modo di far banca per bene. Ci crediamo ai giovani e questo è proprio un modo per crederci ai giovani, che dà la possibilità ai figli dei dipendenti di poter venire sul posto di lavoro, vedere i loro genitori, e l'abbiamo abbinato alla festa dello sport, perché è attraverso lo sport che i ragazzi possono crescere in maniera sana, non solamente nel corpo ma sana anche di mente. E con i tempi che corrono, no, abbiamo sempre bisogno di ragazzi che siano sempre più pronti ad affrontare il futuro. Da tenere presente che, sempre tornando al discorso, diciamo, dei giovani, abbiamo fatto anche quest'anno educazione finanziaria, andando nelle scuole ad insegnare ai ragazzi a come risparmiare e non sperperare il denaro. Nell'andare a sponsorizzare questo tipo, diciamo, di attività rientra appunto anche le società sportive, dove cerchiamo di sponsorizzarle, no? E fra queste abbiamo scelto anche l'Arezzo Calcio nel settore giovanile, proprio perché è nella nostra missione di credere nei giovani. La sede si è così trasformata per un pomeriggio in un vero e proprio centro sportivo, dove i piccoli si sono cimentati nelle varie discipline, con tanto di reti, pedane, campi da gioco gonfiabili messi a disposizione dalle società sportive sostenute nel 2019 dall'Istituto di Credito. La tendenza è quella di favorire la promozione dello sport. Credo che istituzionalmente anche la banca abbia di scopo questo, insieme al messaggio per cui lo sport deve essere un momento di, non solo di aggregazione gioiosa per i ragazzi, ma anche un momento di educazione. Ecco perché è stata coinvolta anche la famiglia in questo contesto, proprio per dare un segnale in questo senso.